parte delle sue considerazioni rispetto a, cioè, a cosa farà una persona che si trova dentro questo ambiente domani eventualmente nel palazzo. Ed è una cosa che ovviamente io mi sono chiesto tra le prime nell'intraprendere questa esperienza, oppure che a cui i miei figli mi hanno messo davanti: ma papà, tu scusa, cosa fai se vieni eletto? Allora, una risposta, diciamo così, con i piedi per terra mi ha fatto dire: vabbè, tra 15 giorni questo divertimento, questa esperienza è finita, appunto. Ma facciamo finta che una sorta di generale allucinazione portasse il Marco Malinverno a questo compito. È chiaro che Marco Malinverno cercherà di fare il suo dovere, ma quali sono le caratteristiche di questo Marco Malinverno in quest'ambito? Non gli interessa la carriera, perché ha 64 anni e dove deve andare? Non gli interessa la pensione, perché ha vissuto finora del suo lavoro e quando maturerà, arriverà, se basterà va bene, se non basterà la farà bastare. E farà, come dicevo anche in altri appuntamenti, eventualmente questo dovere al di là degli ingranaggi della politica, delle commissioni, delle sottocommissioni e di tutte queste cose, lo farà secondo scienza e coscienza, così come ho fatto il mio lavoro, che credo che tutto sommato vada bene anche per fare un dovere dignitoso in quell'ambiente lì. Bravo.